La campana di Cristo Re, di 2,80 m e dal peso di 130 quintali, è collocata sulla torre ottagonale del Sacrario di Cristo Re. È stata ricavata dalla fusione del bronzo e dei cannoni degli avversari, sottratti nella Grande Guerra dal 1915 al 1918. Proprio per commemorare i caduti in guerra, ogni sera al tramonto è possibile udirne il suo rintocco. È considerata la terza campana in Italia per grandezza. Dalla zona antistante, dedicata a Giovanni Angelo Montorsoli, è ben visibile il panorama della città e dello stretto. L'intero sacrario, di forma ottagonale irregolare, è in stile barocco, sul quale si erige una cupola segnata da 8 costoloni, ai piedi dei quali vi sono 8 statue di bronzo realizzate da Teofilo Raggio, che raffigurano le 3 virtù teologali, ovvero fede, speranza e carità, insieme alle 4 virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, e infine l'allegoria della religione, che le racchiude tutte. Sulla cupola vi è una lanterna di 6 metri e una palla di 1 metro di diametro, sulla quale è presente una croce. Nella scalinata posta all'ingresso è collocata la statua di Cristo Re, realizzata da Tore Edmondo Calabrò, autore della Madonnina del Porto, e sul portale vi sono le allegorie dell'Europa e di Messina. Il sacrario custodisce i resti di 1288 caduti nella Seconda Guerra Mondiale, 161 ignoti, molti rimasti uccisi durante la difesa della Sicilia, e 110 caduti durante il primo conflitto mondiale. Il tempio superiore presenta una cappella dedicata alla Vergine e un balcone ottagonale che si affaccia sul tempio inferiore. Quest'ultimo è caratterizzato da colonne doriche con capitelli corinzi disposti a ottagono, dentro il quale in centro vi è un sarcofago marmoreo sul quale giace un soldato, realizzato da Antonio Bonfiglio. C'è anche una lapide per commemorare i marinai caduti nella battaglia navale di Punta Stilo del 1940.